E ricomincia la settimana di Oroscopando, dice quale novità? Beh, la novità c'è perché il 4 maggio, oggi è 4 maggio, ricomincia la nostra uscita, la nostra vita, si comincia a liberalizzare un po' tutto finalmente. Potremmo uscire non più per 200 metri, ma magari nei parchi, andare a fare running, ovviamente tenendo le distanze, questo senza dubbio. Poi apriranno i ristoranti da sport, quindi avremo la possibilità di andare a prendere una cena completa, un pranzo completo nel nostro ristorante preferito e portarcelo a casa, ordinarlo e portarcelo a casa. Avremo la possibilità anche di fare cosa? Beh, anche di andare dal 18 nei nostri negozi preferiti, perché comincerà il commercio al dettaglio. Chissà poi se Conte non liberalizzi un po' prima tutte le persone che dovranno aprire il 1° giugno, come i bar e i ristoranti, perché io non ne posso più. Vorrei tanto un caffèuccio, come dice Barbara D'Urso, e sto caffèuccio a casa sempre ti rompi le pallone, scusate la volgarità. Beep, vabbè. Detto questo, io volevo ricordarvi che oggi appunto è lunedì e come ogni lunedì c'è Oroscopando, l'oroscopo che va dal 4 al 10 maggio e che lo potete trovare da questa mattina su www.spettacolandotv.it oppure da questa sera in replica fino a domenica su Teletibur alle ore 23.30 sul canale 89 119 622 del digitale terrestre e in streaming su www.teletibur.it. Detto questo, poi seguiteci su www.spettacolandotv.it per tutte le altre notizie, e la radio non si sa quando la rinizieremo, perché ovviamente Radio Godot ci saranno un po' di problemi per riaprire, vediamo, magari riapriremo proprio il 1° giugno, chissà, con l'apertura di tutti i negozi, così saremo liberalizzati tutti quanti da questa agonia del coronavirus. Detto questo, cominciamo subito con il segno di fuoco, il segno dell'Ariete, che settimana poco fortunata, anche se la parte centrale della settimana è da vivere senza problemi. Alla fine della settimana insorgeranno problemi e ostacoli. Potresti sentirti KO in amore, la vostra dolce metà potrebbe essere stufa dei vostri comportamenti altalenanti e strafottenti. Cercate di mantenere la calma almeno fino alla prossima settimana. 4S. Toro, segno di terra, sarete un po' affannati dietro il lavoro e l'amore. In amore potreste essere scarichi per vivere un rapporto che richiede impegno e devozione. Siete un po' sottotono nei primi 3 giorni della settimana. Alla fine qualcosa cambierà e sarete pronti ad innamorarvi di nuovo con dei presupposti innovativi per voi. 4S. Gemelli, segno d'aria, è una settimana abbastanza buona per voi, che potete godere dei doni che vi regala il destino. Nei sentimenti potete essere supportati da una voglia di amare e di essere amati e tutto andrà come avete sperato. Positivi e carismatici, andrete dritti alla meta. 5S. Cancro, segno d'acqua, finalmente una settimana al top, che vi fa bene al cuore, è soprattutto la parte centrale della settimana a rendervi onore e a farvi rinnamorare di nuovo delle persone di sempre, della persona di sempre. Sarete ottimisti e pronti ad ascoltare la voce dei sentimenti e del vostro buon senso. 5S. Leone, segno di fuoco, il periodo è buono per soddisfarvi e dare sfogo alle vostre aspirazioni. Dovete solo fare attenzione ai rapporti con gli altri e alle cose che andrete a fare. La parte finale della settimana sarà soddisfacente e vi darà modo di avere momenti romantici con il vostro amore. 4S. Vergine, segno di terra, una settimana sufficiente che non vi farà felice a tutti gli effetti. Dal periodo vorreste di più, ma dovete accontentarvi. C'è qualche giorno negativo all'orizzonte, ma voi non ve ne curate, cercate di coltivare il vostro orticello sentimentale, poco importa se l'altro ancora non si accorge di voi. Tempo al tempo. 4S. Bilancia, segno d'aria, periodo positivo, con qualche giornata un po' sottotono, ma la settimana è lunga e voi avrete modo di avere giustizia con chi non ha creduto in voi. Ci saranno momenti che vi riserveranno delle sorprese gradite, anche in amore, dove vi aspetta una persona che ha sempre nutrito un amore speciale per voi e questa volta uscirà allo scoperto. 5S. Scorpione, segno d'acqua, ottimo momento per tutte le cose della vita. Nella parte iniziale della settimana avrete modo
modo di farvi conoscere sentimentalmente da una persona che vi intriga non poco. Potreste anche mettere in discussione il vostro rapporto di sempre per un rapporto nato da poco. Sei molto hot. 5S. Sagittario, segno di fuoco, una settimana al bacio, dove l'amore è al top. Le indecisioni passate sul rapporto in essere sono superate, grazie ad una Venere strepitosa. Nel lavoro viaggerete su ritmi un po' lenti, colpa della vostra voglia di uscire dalla routine. La vita quotidiana vi va stretta, vi piacerebbe essere da tutt'altra parte con il vostro amore. 5S. Capricorno, segno di terra, una settimana super, supportata da giornate tutte al top, in amore tutto funziona alla perfezione, finalmente pronti a vivere un rapporto senza remore, con la voglia di costruire e non di disfare. Nel lavoro andrete alla grande, una proposta vi farà sentire al settimo cielo. 5S. Acquario, segno d'aria, una settimana senza infamia e senza lode. Sarete anche di pessimo umore in certi momenti della giornata. Avete bisogno di imprevedibilità, ma ora sembra che tutto intorno a voi sia monotonia e noia. Cercate di far passare questo momento senza tanto dannarvi. 3S. Pesci, segno d'acqua. Siete sospesi tra volere e potere e non potete prendere una decisione ferma sul vostro destino. Dubbiosi e poco inclini a concretizzare, passerete una settimana difficile. State attenti a non incattivire le persone vicine con il vostro comportamento, indifferente e senza emozioni. 3S. Oroscopando finisce qui, ripeto, lo trovate da questa mattina su www.spettacolandotv.it oppure da questa sera in replica fino a domenica alle ore 23.30 su Teletibur, canale 89-119-622 del digitale terrestre e poi in streaming su www.teletibur.it. Io vi auguro una buonissima settimana e la prossima andrà meglio, perché usciremo forse in parte ancora di più da questo incubo. Ah no, dicevo dal 18, mi sono dimenticata, vedi? Già, ma poi scusate, io devo andarmi a vestire sportiva, devo andare a fare running nei parchi. Ciao ciao!